c'è che oggi qui ci siano tanti sindaci, poi parlerà anche Malanchini che oggi ha guidato una protesta anche dei sindaci, perché la Lega sta rispondendo, i sindaci della Lega, ma auspico anche i sindaci del centrodestra, stanno alzando la testa, stanno cominciando a dire no, questo sistema non va bene. Io credo che il sistema dell'accoglienza diffusa, che semplicemente ha significato infilare degli stranieri per lo più di fatto clandestini in ogni singolo borgo, in ogni singolo comune di tutta Italia e magari in qualche appartamento e in queste condizioni, talvolta senza neanche dargli a mangiare, beh, questo sistema dell'accoglienza diffusa è fallito, perché non possiamo permetterci che qui arrivino delle persone che non sappiamo chi sono, che potenzialmente potrebbero essere di tutto perché sono semplicemente richiedenti protezione internazionale. Sapete che nell'inverno scorso uno di questi richiedenti protezione internazionale, uno quindi che poteva benissimo essere ospitato anche in un appartamento come questi, è capitato che ha fatto un attentato a Berlino. Guarda un po'. Quindi avevamo ragione noi quando dicevamo attenzione che tra i barconi e nelle case possono essere ospitati addirittura anche dei terroristi. E allora io dico questo sistema dell'accoglienza diffusa deve essere bloccato perché ha fallito, ha creato solo disagio, il disagio che stiamo vivendo anche noi oggi tra la nostra comunità. Se sono richiedenti asilo stiano in qualche struttura gestita dallo Stato, abbiamo per esempio l'isola di Pianosa che c'è così tanto spazio e darebbero fastidio a pochi. Solo dopo, se qualcuno veramente ha diritto alla protezione internazionale, sono ben pochi, solo dopo potranno andare in quei comuni che volontariamente hanno deciso di aderire per esempio al circuito dello SPRAR, volontariamente. Perché l'accoglienza si fa solo laddove qualcuno vuole accogliere e dove ci sono le condizioni, non in due appartamenti che sono destinati a abitazione civile, all'interno di una corte, all'interno di un borgo, dove non si può installare questo tipo di attività. Noi semplicemente diciamo questo, e badate bene, credo che noi siamo nel giusto, non quelli che fanno finta di essere i buoni semplicemente perché devono proteggere qualcuno. Chiudo ricordando le polemiche anche che sono nate in questi ultimi giorni nella nostra Brianza. C'è stato qualche sindacato che ha invitato i sindaci a non fare troppi problemi, insomma a non farla lunga, perché i sindaci devono accogliere, perché questa attività di accoglienza dà lavoro, dicono i sindacati, perché hanno detto che la gran parte delle tessere di qualche sindacato le pagano gli stranieri. Beh, allora io dico, se i sindacati hanno abdicato al loro ruolo, fatti loro, non vogliono più difendere i lavoratori, vogliono difendere i clandestini, sarà un affare loro, ma non insegnano ai sindaci il mestiere del sindaco è quello di proteggere la propria comunità, che è quello che stiamo facendo a Lazzate. E siccome qualcuno ha anche minacciato il sottoscritto di querelare, beh guardate, vi dico che io, e dico a loro, so bene cosa fare delle loro querele, me le metterò al cesso laddove di carta ce n'è sempre bisogno, perché qui non spaventate nessuno, tantomeno con le querele, e qui non si arretra di un centimetro, come è scritto nelle nostre magliette. Abbiamo promesso di difendere il borgo, di difendere Lazzate e di difendere le norme e le leggi che regolano la nostra pacifica convivenza, e questo faremo insieme a voi. Anche ad agosto, anche a ferragosto, noi siamo qua e fino alla fine combatteremo. Al profeta dico, stai attento a non tirare la corda. Noi ti abbiamo chiesto di interrompere questa iniziativa unilaterale, l'abbiamo chiesto per mille motivi, sia normativi, sia anche di ordine pubblico, perché c'è una comunità in subbuglio, visto che si sta facendo qualcosa di nascosto. Abbiamo chiesto di interrompere, l'abbiamo ribadito con una lettera ieri e nessuno ha risposto. Al prefetto dico, ferma questa macchina prima che succeda qualcosa, prima che sia troppo tardi, ferma questo progetto, apri un tavolo col comune e iniziamo a parlare come si usa tra persone civili e tra istituzioni anche di questa sgangherata Italia.